Minacce verbali che a volte diventavano violenze percosse e chi si rifiutava di pagare trovava l'auto vandalizzata. Nuova retata contro i parcheggiatori abusivi a Salerno. Il blitz della Procura e della Compagnia Carabinieri Cittadina ha portato a 32 ordinanze cautelari, 6 in carcere, 24 ai domiciliari e 2 al momento latitanti. Per tutti l'accusa, a vario titolo, è di estorsione. Nel mirino i parcheggiatori al lavoro in varie zone di Salerno, dal centro città ai luoghi della Movida, dallo stadio Arechi ai cinema, passando per Polo Nautico e Forte La Carnale. Questo fenomeno, per quanto limitato e circoscritto, continua a verificarsi. Allora lo Stato deve porre un argine a difesa della libertà individuale dei cittadini e anche appunto della libera intrapresa, perché esistono anche delle imprese come Salerno Mobilità che esercitano liberamente ma in regime legale il fenomeno della riscossione del prezzo del parcheggio e subiscono un'illecita concorrenza che non è ammissibile, tanto più quando questa si eserciti con modalità violente e minatorie. E questa è un'attività investigativa che poi si collega a una precedente attività che già avevano svolto nell'estate scorsa, aveva portato all'emissione di 35 ordinanze di custodia cautelare. Anche questa attività è stata fatta sulla falsariga della precedente, perché chiaramente il fenomeno poi è stato perpetrato nuovamente anche da parte di taluni che già in precedenza erano stati arrestati.